La spalla è stabile, un problema spesso sottovalutato nel mondo dello sport, e questo è il titolo ospitato oggi dal Centro Chirurgico Toscano, che si conferma tra i leader di questo settore. Grazie per le sue parole, però effettivamente lei ha fotografato la situazione della patologia, della chirurgia della spalla in Italia. Sì, effettivamente c'è un altro centro in Italia molto noto e noi abbiamo la medaglia d'argento, nel senso che come numerosità di interventi di protesica di spalla innanzitutto, ma di tutta la chirurgia della spalla, per quanto ne sappiamo siamo il secondo centro in Italia, secondo centro non privato, secondo centro in totale per la chirurgia della spalla, e questo chiaramente ci fa piacere. Ecco, oggi infatti i professionisti provenienti da tutta Italia si confrontano qui al Centro Chirurgico Toscano, si riparte anche insomma con i workshop. Meno male. È un altro segnale tra mille che cominciano ad arrivare da tutte le parti, un altro segnale di ripresa di una vita normale. Ho la mascherina in mano, spero alla prossima intervista di non averla nemmeno in mano e di poterla buttare via. Da Careggio ha portato la sua esperienza qui oggi ad Arezzo, al Centro Chirurgico Toscano. Sì, è un onore venire in questo centro che è all'avanguardia. È un onore ripartire dopo questo periodo duro e difficile che abbiamo dovuto affrontare, e sì, portiamo la nostra esperienza con il fatto di avere dei grandissimi numeri di attività chirurgica sull'arto superiore, in particolare sulla spalla, nella spalla degli atleti, e che ci ha un pochino contraddistinto con la nuova tecnologia che è venuta incontro, che è l'artroscopia. A livello dell'arto superiore è una novità degli ultimi 10 anni che ci ha permesso di trattare bene casi anche molto complicati.